Un saluto mi da Minico da Boston Sergati, e bentornati a questo nuovo episodio di The Legend of Zelda Link's Awakening. Ci eravamo lasciati l'ultima volta col completamento del dungeon di Lofio e avevamo finalmente preso le nostre pinne che ci permettono di andare sott'acqua. Quindi ora, dopo la sigla, si va col nuovo episodio. Prima di cominciare vi invito a lasciare un pollice in su se vi piace il canale, se vi piacciono i nostri contenuti, e iscrivervi al canale se non è la campanella se non l'avete ancora fatto. Sì, avete notato, ho un fantasma. Perché? Perché ho fatto degli altri video nel mentre dove facevo spiegare come entrare nel color dungeon, lo potrete trovare qua in sovraimpressione, e quindi ho girato un pochino e è uscito questo. Poi vi spiegherò cosa serve. Ora andiamo avanti perché dobbiamo affrontare questa parte. Qua vibra, c'è qualcosa in zona ma non so cosa, che prima o poi lo capirò. Attualmente mi è ancora oscuro cosa indichi lì. C'è una shell da qualche parte ma non so dove. Qua dentro un frammento di cuore, perfetto. Poi volevo andare, a dirvi la verità, io avrei voluto tanto andare avrei tanto voluto andare di nuovo al villaggio degli animali, perché mi sono ricordato che nell'ultima volta che abbiamo fatto nell'ultimo episodio io al villaggio degli animali non ho preso la strada lì sopra, l'ho proprio ignorata proprio a pie pari, e la cosa mi dà un po' fastidio, quindi vorrei portarci. Ora qua, se io passo di qua, non sarà mica che devo suonare l'ocarina? Ah, grande, con la musica di Mambo mi posso teletrasportare dove voglio. Grande Mambo. Grande Mambo. E Mambo mi risolve la vita in questa maniera qua. Allora, era qua, vi faccio vedere. Tutto qua, se non sbaglio, c'era quel frammento di cuore che... Ah no, poi avevo preso. Qua c'è Mary che canta per gli orsacchiotti. E io ho anche l'ibisco che devo dare. C'era una che eravamo entrati in una casa e ci aveva detto: no, ti osi parlarmi, non ti presenti nemmeno con neanche un fiore. Era qua? Non mi ricordo. Ok, qua c'è qualcosa, ho sentito un rumore ma non mi ricordo. Cioè, ci eravamo già venuti anche l'altra volta, ma... Ok, ma niente, me lo ricorderò prima o poi. Qua non lo era. Era una casa, ma non mi ricordo dov'era questa casa. Ah, è questa. Oh, mi hai portato un ibisco, che elegante. Senti, visto che lei è proprio un gentiluomo, vorrei una piccola richiesta ad avanzarle. Posso rivolgergliela? Certo. E sarei tanto grata se consegnasse la mia lettera al dottor Wright. La sua residenza si trova al limitare del bosco misterioso. Sono nelle sue mani, mi raccomando, so perfettamente dov'è. Non si preoccupi. Ok, ma tutto questo non è che... Aspettate un attimo. Ah, sarebbe stato troppo incredibile, mamma mia. Colpo di genio. Invece apparentemente c'è una shell. Che strano. È proprio strana questa cosa. Vabbè. Amen. E vi dicevo che non eravamo andati nella zona in alto qua. Me ne sono reso conto tipo ora, prima di far partire il video. Ah! Torna su. No, torna giù. Mi ero dimenticato che qua c'era un pezzo di cuore. Torna giù. Ma meno male. Meno male. Siete stata fortuna. L'avrei lasciato lì tutta la vita, ve lo assicuro. Non me lo sarei mai ricordato questo. Vi dico la verità. Meno male, è stata una botta di fortuna. Ok, te basta. Voi bom. Ok, di qua non eravamo andati. Gufo. Oh, in questa regione ci sono due templi, uno a nord e l'altro a sud. Prima dirigiti verso quello a sud, e le sue antiche rovine parlano del pesce vento. Se vorrai sarai illuminato da un'antica saggezza. Ok. Però non devo venire qua io, non sono certo. Questo è più avanti nel gioco, mi ricordo. Ok.
Però sta parte facciamola, va? Guarda quanti sassi che... Niente scale, niente di niente. Ah, ecco qua, che vibra qualcosa. Caspita, eccola. Yes. Molto, molto, molto bene. I funghi bombaroli sono una roba insensata. C'è una chiave? Dove si va di qua? Ah, una fata! Che io ho già, però. Ma sei il pino di brio? Torna. Ok, questa è una fata radiosa. Una normalissima fata radiosa. Che mettiamo così. Perfetto. No, no, non mi rifate a fare tutto, vi prego. No, ma tanto qua poi ci torno ora. Ora ero solo di passaggio per di qua, anche perché c'ho il fantasma che rompe. Chiaramente. Se il pesce vento non conoscerà risveglio, l'eroe diventerà terreno su quest'isola. Ok. Apparentemente non è stato... È stato forse il primo consiglio del gufo che non mi è servito a niente. Si attivano. Ma non si attivano tutti apparentemente, però. Io voglio andare là sopra. Come faccio? Tutti si svegliano. Non ho capito come si passa di qua. Allora, vabbè, questi li spostiamo. Apparentemente non mi fanno nulla, nel senso che io non li posso, cioè io non li posso fare nulla. Questo non si attiva. Ah, ok. No, guarda. Boom. Tutto questo. Abbiamo fatto tutto questo per una shell. Va bene. Però ci sta. Adesso. Di qua abbiamo. Ah, lì vedi si va poi. No, suoniamo mambo. No, la bomba! Volevo suonare mambo. Mambo, mambo, mambo. Anche perché dobbiamo andare da right. Che sta qua, right? Right sta qui. Per andare da right più velocemente. Dio santo, non c'è un modo. C'è quel teletrasporto là in alto che però non ho ancora sbloccato. E di qua mi viene da pensare. Perché volevo fare un salto un attimino dal gioco alla moda. E diciamolo allora, first try, ma diciamolo, mamma mia, l'ho posto così, grazie. Ho sentito un bang, vuol dire che c'era una conchiglia? Cazzo, c'è una conchiglia. Sì, sì, la devo prendere, scusate, lo so, è una menata, ma non la prendo questa. Cade. Non avete l'idea dell'incubo che è la conchiglia. Questa sono stra in anticipo stavolta.
No, sono perfetto, come al solito. Però cade. Cade la sposta. L'ho buggata? L'ho buggata. Ce l'ho fatta. Mamma mia, che casino. Non voglio giocare mai più. Basta. Dammi la conchiglia. Mamma mia. Che casino. Ok. Andiamo a controllare un po' se la famigliola felice ha un piedistallo per il porcospino. Non me lo ricordo. Tipo timido. Cospistrice, eccola qua. Così almeno se deve tornare qualcosa al negozio alla moda, torna in Asia, sono di cuore, no? E almeno torna. E non devo ogni volta, cioè poi non devo fare tutto tipo in una botta. Tipo ora ne ho... infatti. È tondo, non può cadere. È bellissimo questo. Questo è veramente bellissimo. Ta-da-da-da! La tuetta di Boo. Arrivederci, buon uomo. Arrivederla. Dove andava la statuetta di Boo? Aia. La statuetta di Boo anche qua andava, questa? Sì. Ok, andiamo dal Dr. Wright. Ti porto a casa, te lo prometto. Senta, lei buon uomo. Oh, e questa cos'è? Una lettera per me? Oh, che felicità. Ma guarda, c'è anche qualcos'altro qui dentro. Christine mi fa omaggio di una sua foto. C'era anche nel vecchio. Che finta. È so fake, è tutta rifatta. Perché non è Peach, chiaramente. È una capra. Che beltà. Aspetta, devo assolutamente stritarmi con te. Purtroppo l'unica cosa di cui posso disfarmi è questa scopa. Non è che può servirti? Meglio di niente. Hai ricevuto una scopa come ricompensa per aver aiutato il dottor Wright. Anche se quella che non era nella foto non era di Christy. Non mi ricordo a chi la debba dare. A chi la devo dare la scopa, sinceramente. C'è un trofeo lì. Non mi ricordo di chi. Qual è lo scambio per la scopa. Vabbè. Ok, è il momento di portare, direi, il fantasma a casa. Che ha un po' rotto. Fantasma, ti porto a casa, dai. Allora. Dovrebbe essere qua. Cioè, a logica mi viene da pensare. Toma. Qui entra, è casa mia. Lo sapevo, me lo ricordavo. Ecco. Cosa ti è successo? Che cosa tristissima. Quanti ricordi. Non è cambiata. Cosa tristissima. Basta, il cimitero, portami alla mia tomba. Non ce la fai, troppi ricordi. Apparentemente, poverino.
Apparentemente non l'ha presa, non l'ha presa bene. Comunque. Mi ha spaccato il cuore da tutta questa scenetta. Allora. Stavo pensando che però noi non abbiamo fatto un po' di cose ancora, ora che ho ricordo. Perché non ha... il castello, scusate, non c'era. Non c'era tutta la parte attorno al castello da nuotare, che io ho ignorato praticamente. Ora che abbiamo le pinne, o dico una cavolata. Ma guarda lì le rapide. Pazzesche. Io non me le ricordavo le rapide. Ti porto alla tua tomba. Lasciami quietare un attimo. Allora, se io faccio tutta questa parte a nuoto. Oh, guarda, l'ho vista. L'ho vista. Conchiglia nascosta. Ok. Siamo a 30. La tua tomba è qua. Ora arriviamo. Guarda. Boom baby. Boom baby boom. Aspetta un attimo, non vorrei mica dirmi che... Aia. Così l'ha detonato. Ha deciso di detonarlo a caso. Quindi se io vado in quella porta là che ho ignorato prima. Ok. Se io ora passo di qua. A parte le rupie. Posso passare, non c'è problema. Mannaggia, qua manca il rampino. Qua mi manca il rampino, mannaggia. Ok. No, sono sbucato di qua. Alla grande. Ti stuzzica l'idea di sfidare le discese torrenziali a bordo di una zattera? Se la risposta è sì, entra e non esitare. Non c'è ancora nessun record, provaci tu. E chi so io per dirgli di no? Zattere del di Nolo. Quanto costa fare un giro sulla tua zattera? Non è gratis, vero? Ehi, vuoi farti un giro sulla... Minchia, dai, sì. Allora, ci sono due modi per affrontare la discesa. Nella grande raccolta lo scopo è fare incetto di tutti gli oggetti che trovi. Poi c'è la corsa contro il tempo nella quale dovrai cercare di arrivare al traguardo il più velocemente possibile. La raccolta. Prima la raccolta. Come funziona? Ok, la muovo e posso saltare. Ok. Continuo? Sì, continuo. Ok, là ce n'erano un casino. Oh no, dovevo andare tutto di lato, di là. No! No, volevo andare di là io. Ok. È andata malissimo. È andata malissimo. Eh sì, voglio riprovarci un'altra volta.
La raccolta. Oh, ce l'ho fatta. Oh, tutto sto casino per 20 rupie. Non sempre c'è un segreto, qui non c'è. Maledetti. E lì c'è. Il problema è come arrivo lì. Lì non mi ci andava, eh. Non c'è verso, no. Non ci va. Cioè, è inutile che stiamo qui a, a raccontarci alla favoletta. Non ci va. Andava così. Ok. Va bene. Nonna santa, sto posto come lo odio. Apparentemente saltando risolviamo tutto qua. Niente, non riesco a farlo quello del pezzo di cuore, quindi faccio la corsa, provo a vedere in velocità com'è la questione della corsa. Ma non mi va proprio sul blocco sulla sinistra. Cioè dovrei provarlo un centinaio di volte prima di riuscire a farcela, suppongo. Dai, vediamo un po' in velocità. Mi auguro che sia la parte più veloce, che io l'abbia fatta velocissima. Ok. La corsa con Dotepo è finita. Congratulazioni, hai realizzato un nuovo miglior tempo. Dotepo è stato 36,97. Si è fermato a mangiare un panino? Hai vinto un frammento di cuore. Questi non... Ah, vabbè. Frammento di cuore? Cioè, scherziamo. Allora, c'era un altro paio di posti che dovevamo andare a vedere, che però ovviamente ci eravamo... Ora, ho perso tipo la mia vita dietro quel cacchio di... sì. Dietro quel cavolo di rapide. Eccola qua. Questa, e non è l'unica. Se non sbaglio, ora ho un ricordo, un altro ricordo. Di... Cioè, più che altro questo non è un ricordo. Ho guardato la mappa e ho detto, caspita, ma lì c'era quel famoso bash che non potevamo raggiungere perché non potevamo nuotare dal secondo dungeon. E ora possiamo arrivarci. Come ci arrivo però? Ok, facendo un giro dell'oca. Da qui... Poi passo di qua. Passo di qui. E dovremmo esserci. Esatto. Ok. Perfetto. Già questa era una roba di quelle che stavo dimenticando. Non c'è nient'altro qui? Che strano. C'è niente andando sott'acqua. Ok. Bene. Detto questo. Detto che forse qua c'era qualcosa. Se non dico una cavolata. Forse lì c'era qualcosa. Oppure qua. Forse qua. Cacchio, forse lì, è vero. Allora. Perché quella parte l'avevo praticamente ignorata in toto. Ah!
C'eravamo entrati una volta, ma tipo avevamo subito mollato perché esatto, esattamente. Frammento di cuore. Stiamo prendendo un casino, eh? Esce del cacchio. E allora no. Ok, da dove saltavo fuori di qua però? Oh, signor, un altro di quei mostrilli. Stavolta cosa mi dai? Ehi, tu, sì, dico a te, morcesetto, come osi interrompere il mio sonno? Adesso ti ripagherò a dovere. Ti maledirò con più spazio per portare le bombe. Sei pronto? Sì. Fantastico. Wow, te lo sei meritato. Guarda quante ciafrosaglie sei condannato a portarti dietro. Ora sparisci e lasciami dormire. Veramente mi hai fatto solo un gran favore. 60 bombe, ci metto la firma. Ci sarà ancora uno step suo per le 60 frecce, credo. Allora, la tomba di questo è qua. Ti porto alla tua tomba, fantasmino. Così concludiamo qui questo patimolo. Lei chi era? Lei ce l'avevamo passata una volta. Ah, era quella della crema. Così, mi andava di entrarti in casa e spaccarti qualche vaso. Eccoti qua, dai fantasmino che ti porto a casa. Grazie, il mio tesoro lo do a te, usalo. Ciao. Il mio tesoro lo do a te, usalo. Qual è il tuo tesoro? Ah, un'ampolla per fate. Così abbiamo la seconda ampolla per fate. È da un po' che non ci incontriamo, ragazzo. Adesso dovrai immergerti nelle acque della baia di Marta per entrare nelle fauci del pesce gatto. Ti stai avvicinando al pesce vento e io sento che il tuo sonno si fa meno profondo. Continua così. Ok, signori. Questo video sarà tagliato e montatissimo perché la parte delle rapide l'ho fatta. È un video di un'ora. Quindi voi vedrete 30 minuti. Taglierò mezz'ora di bestemmie, praticamente. Io vi ringrazio per essere stati con me. Vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video. Se vi piace la serie, iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E azionare la campanella. Quindi un trifoglio per te, uno per me. Uno po'. Vabbè. Ciao, ragazzoli. Buona serata. Maledette rapide.